stai dicendo sinceramente tu adesso, però va bene, mi metterò sicuramente in discussione per centrare per il mister e per cercare di aiutare tutti e di avere una salvezza. Sì, parlando con il direttore mi è sembrata comunque siccome dovevo venire via da Foligno, una piazza ideale per rimettermi in discussione. Ma sì, ho fatto qualche gol, sì, ma ultimamente non molti, però sì, qualche gol l'ho fatto e sì, sono un esterno sia offensivo che comunque anche di 4-4-2 ci ho giocato. Sì, può darsi che può dare una mano per l'amalgama della squadra e comunque vedremo un po' cosa riusciremo a fare. No, sinceramente no, non lo conoscevo, ho avuto solo il piacere adesso di conoscerlo e mi sembra una bravissima persona. Sono preoccupato perché, a parte guardando la rosa, ci stanno giocatori di spessore che hanno fatto sia tanti anni in carriera e hanno giocato su piazze importanti anche più alte della C2. Io arrivo qua per volere del mister che comunque mi ha chiamato e ha tenuto tanto a portarmi qua. Cercherò di dare il massimo. Poi adesso, oggi abbiamo un girone davanti e non è il massimo magari guardare indietro i gol presi o i gol fatti. Per cercare di ottenere questa salvezza per il Lecco, che è importantissima, e basta, tutto qua. Io darò il massimo da qui alla fine. Diciamo che non sono proprio, diciamo, il numero 10. No, beh, sì, badiamo al solito, diciamo, difensore. Poi se ci sarà qualcuno di fianco a me che saprà impostare, ancora meglio. Io ho sempre cercato di mettere l'aggressività e i valori che diciamo fuori dal campo, dentro il campo, cioè quello di non mollare mai. E spero poi valuterete voi di fare una buona impressione qui. Ecco. Quello sicuramente perché sono di Milano comunque, a parte che è il primo anno che torno in nono. E sicuramente è un fattore che ci si può contare perché a me retrocedere sinceramente non mi va, tantomeno vicino a casa, la prima esperienza al nord. Perciò sicuramente chi è del posto può dare quel contributo in più che magari in certe situazioni come la Serie C ti puoi tirare fuori grazie anche a quello. Ho accettato per il semplice motivo che avevo voglia di rimettermi in gioco, nel senso che il rapporto con Foligno, soprattutto con il mister, non è andato per il meglio, e quindi rimanere da gennaio a giugno e rischiare di fare poche partite o neanche una non mi sembrava il caso. Io arrivavo da 3 anni a Foligno, dove ho sempre giocato, dove mi ero rimesso in gioco, dove ho contribuito anche a risultati importanti per il Foligno. Ho scelto Lecco, ripeto, mi sono anche riavvicinato a casa, ma questo è un motivo secondario. Ho scelto Lecco perché voglio, come ho già detto, rimettermi in gioco, giocare le mie possibilità e niente, un progetto è ambizioso, molto ambizioso, e quindi è una sfida che mi piace, ho scelto ben volentieri di farlo. Sinceramente il livello C1, C2 non penso sia diversissimo, anche perché noi arrivavamo in C1, eravamo adesso ultimi in classifica, le squadre facendo il girone d'andata le abbiamo viste tutte, non penso che ci sia così tanta diversità, comunque non mi preoccupa, anche perché la Serie C penso sia un calcio non tanto tecnico ma quanto fisico, quindi va bene. Le mie caratteristiche sono un rincontrista, sono un centrocampista centrale che sia un centrocampo 2 che un centrocampo 3 posso ricoprire, diciamo, tutti i ruoli, preferibilmente la mezzala rispetto al centrocampista avanti a difesa 3, però nel 4-4-2 nei due centrocampisti centrali. Sono un rincontrista, la mia caratteristica principale è quella.